Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo vlog. Quest'oggi siamo qui in un vlog un po' a caso e iniziamo con un pack opening che sto attendendo da tanto tempo. Sono probabilmente le lampade che mi dovevano arrivare nel video in cui ho fatto il terrario che ho là dietro. Le ho dovute riordinare perché non sono arrivate quelle qua. Spero siano intatte perché sennò bisogna riordinarle. E in base a cosa ci andrà dentro si metterà un'altra luce. Comunque è abbastanza piccola e forse devo metterne un'altra, non lo so, devo ancora decidere. Questa è un po' troppo piccola, vabbè. È simile a un'altra lampada che avevo già preso per un altro terrario. Qua puoi accenderla. Allora, qua puoi metterla sia così, quindi con il rosso e il blu, sia tutta blu e rossa con anche le luci bianche. Vado ad attaccare qui la spina. Accendo. Ah, è vero, ok, perché è attaccata. Così è la luce già senza diciamo il bianco, che è già una roba assurda e potentissima. Ok, da un'altra faccia al terrario e devo dire che è molto bella, molto molto bella. Sto pensando di tenermi questo terrario qua per nuovi progetti che ho in mente. La spegniamo perché è notte, però domani farà il suo bel effetto. Anche perché avevo quella luce là rotonda prima, che è quella là per fare i video, ma in pratica, cioè, bisognava ogni mattina venire qua e accenderla perché non si accende automaticamente. Per aggiungere della roba a questo terrario sarà questa bromelia, che era nelle Agalichnis, però ho messo nel terrario di accrescimento e quindi la metterò adesso qua dentro. Vado ad aggiungere anche queste qua. Adesso vado un attimo a tagliare questo potos che è diventato troppo grosso qua dentro per propagarlo e farne delle piantine un po' più piccole. E ho già tagliato alcuni pezzi, quindi vado a tagliarne altri. Cercherò di tagliarli il meglio possibile così da permettere da permettergli di propagarsi. Dubito che questi pezzi qua cresceranno, però in realtà dovrebbero crescere, e li metterò in una bacinella con dell'acqua e in teoria dovrebbero fare le radici come ho già fatto per le monstera. Un pezzo di monstera che ho tagliato e alcuni potos li ho messi qua e gli altri li ho messi qua in questo bicchiere e basta. Poi secondo me tra un mesetto circa avranno già le radici, saranno pronti per essere piantati. E qua bisogna un po' sistemare perché non ci sono più tante piante che devono crescere, ma ci sono tante scatole. Poi volevo pulire i vetri qua che sono pieni di sabbia, perché dopo aver pulito il terrario delle pogone, cioè dopo aver rifatto praticamente il terrario delle pogone, la sabbia, cioè, ha ricoperto tutti i vetri qua, e volevo un attimo sistemare anche il terrario dentro di Moon, quindi dopo lo sistemiamo. Devo dire che si è mantenuto veramente bene. Cioè, le piante non hanno subito danni rispetto comunque a quando le abbiamo messe. Vabbè, è un po' incasinato perché comunque il serpente scava un po', si infila un po' dappertutto essendo anche abbastanza grosso. Però devo dire che le piante si stanno mantenendo bene. Continuo questo vlog stasera e volevo farvi vedere una cosa molto interessante. Sono appena tornato. Oddio, ma mi sono cagato addosso. Ma che cazzo. Comunque sono appena tornato da Novegro e ho fatto un po' di acquisti, però ve li farò vedere in altri video.
questa cosa è strana. Hai tutto sto vendidio qua e cerca di uscire, vabbè. Comunque non può uscire perché i vetri pesano un casino anche se non c'è il lucchetto. L'altro giorno l'ho presa in mano e dovrebbe essere lunga circa 1,20 m, che è gigantesca. Vedete come si spalma contro il vetro. Cioè, guardate che bella che è questa rana. Ah, ce n'è pure un'altra, però più viola. Ci sono anche io in riflesso. Sta deponendo, ragazzi. La Ciliatus sta deponendo la prima coppia di uova del 2022. Non pensavo neanche le facessi. Però, beh, le sta facendo, quindi dovremmo allestire l'incubatrice probabilmente in questo vlog. Vediamo, vediamo se domani le raccogliamo. È la sera dopo e il geco è lì. Ci sono un po' di cagate. Ed è stramagro, cioè rispetto a prima è molto più deperita. Infatti, si sì, vedete com'è. Beh, non l'avete vista prima probabilmente, però probabilmente le ha deposte già. Quindi andiamo a vedere un attimo qui. C'è sempre la paura di poter, cioè, rovinare le uova. Ma non le ha fatte. Ma oddio, la trovate. Uno e l'altro se l'ha fatto, c'è anche un altro. Eccole lì. Adesso andiamo a sistemare un attimo. Ho già settato la bilancia qua. Lasciate stare il casino. Ho già settato la bilancia qua. E adesso prendiamo la scatoletta. Allora ragazzi, sono passati un po' di giorni e andiamo a vedere un attimo le uova. Sono state a 25 gradi per tutto questo tempo qua e sono qui dentro. Comunque sembrerebbe... Ah, a posto, sembrerebbero buone. Adesso andiamo a fare un attimo una speratura. Se si guarda bene, si vede un cerchietto rosso. È tipo un cerchietto embrionale. Con tutte le vene attorno e non è drittissimo questo orto, però comunque dovrebbe essere fertile. Comunque vedete qua, c'è questa roba rossa. Questo qua è il secondo e anche questo ce l'ho, eccolo. Questo qua è il cerchietto embrionale. Non ho fatto subito la spelatura appena tirate fuori le uova, anche perché sarebbe stato troppo inutile perché erano troppo giovani. Comunque i nostri Ciliatus stanno bene, cioè non so perché lei stia facendo questo, però comunque qua è nulla. Un po' sporca. Eccolo qui in tutto il suo splendore. Era da un casino che forse non vi facevo vedere Ciliatus. Faccio l'outro con Bob in mano, ma guardate quanto è grosso, cioè è cresciuto un botto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Nei prossimi mesi vi aggiornerò riguardo alle uova dei Ciliatus e usciranno anche dei video aggiornamento sulle uova delle pogone, anche perché adesso, vabbè, non vi sto a dire nulla perché uscirà un video aggiornamento completo, e comunque non aggiornamento, un video di, diciamo, il continuo della storia dello scorso video. Io vi ricordo che qua sotto nella descrizione trovate il link di INEF, che è un'azienda che sponsorizza questi video, è un'azienda che si occupa principalmente di
insetti da pasto, ma anche isopodi tropicali. Tramite il link nella descrizione potete andare a vedere il loro sito. Se inserirete il codice Exotica, tutto maiuscolo, tutto attaccato, durante il pagamento di tutto quello che andrete a comprare, avrete diritto ad un codice sconto del 10% sulla vostra spesa. E quindi cosa aspettate? Andate a utilizzarlo, anche perché gli insetti sono di altissima qualità, li sentite qua che cantano i grilli. Trovate anche il link di Instagram e di Telegram. E nulla, iscrivetevi al canale Telegram e al profilo di Instagram. Iscrivetevi al canale se vi è piaciuto questo video e siete interessati a questo mondo della terraristica. Lasciate like al video per supportare il canale e il video e farmi sapere che vi è piaciuto. Lasciate anche un commento, magari fatemi sapere se volete un nuovo video in cui peso tutti i rettili, anche perché dovrei farlo. E aiuto, vieni qua. E basta, lasciate anche qualche commento in generale, un commento sul video, cose del genere. E allora noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao. Un saluto anche da Bob. Bob saluta. Bob, devi salutare.